Buongiorno a tutti, è bellissimo vedere tante persone che dalle 9 meno un quarto facevano la coda sul marciapiede di questo luogo, che per noi è un luogo molto importante perché in qualche modo sposta anche nella periferia della città gli appuntamenti di Torino Spiritualità. Il tema di quest'anno di Torino Spiritualità, lo sapete tutti, è la scelta. Allora credo che oggi sia un'occasione non soltanto per parlare di scelta e di quindi tenere la scelta come oggetto, ma per voi di osservare e di ascoltare delle persone appunto come Vito Mancuso e Luigi Ciotti che hanno fatto nella loro vita e stanno facendo delle scelte forti. Scelte forti che vanno in direzioni direi non opposte ma differenti appunto. Il riflettere, il pensare, lo scrivere e lo scrivere ma anche il fare. E l'occasione che ci unisce qui oggi è un libro, il nuovo libro di Vito Mancuso, Il principio passione. Però andremo anche oltre al libro, Il principio passione, perché proveremo a riflettere proprio su questo termine, che in italiano è un termine che rimanda anche a sentimenti molto diversi, la passione che rimanda all'amore, alla volontà di stare con, di fare qualcosa che ci appassiona, ma poi rimanda anche a un lato più oscuro, il lato della sofferenza, il lato di farsi carico di problemi di se stessi e degli altri. Quindi proveremo a fare un percorso a due voci, infatti non è solo una presentazione di un libro, ma è un vero e proprio dialogo e ascolteremo voci differenti che proveranno a dirci qualche cosa sulla passione e sulla scelta. Allora il mio incarico è solo quello di provare a mettere insieme un po' anche a unire, a farmi tramite di quella e dunque cedo la parola volentieri a Vito Mancuso che ci introduce dentro il libro e dentro questo principio. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie davvero di cuore a Don Luigi anzitutto, ad Antonella Parigi, a tutti coloro che hanno permesso questo incontro. È la prima volta che sono qui e devo dire che sto parlando anche con una certa trepidazione, perché entrando ho avuto l'impressione, ho sentito l'emozione come se entrassi in un tempio. Sull'architrave del portone principale del Tempio di Delfi c'erano tre scritte. La prima, Gnosis Euton, che significa conosci te stesso. La frase che nella filosofia di Socrate, tutti voi sapete, gioca un'importanza centrale. Quando Socrate fece quel passaggio, dice la filosofia più che occuparsi del mondo esterno, si deve anzitutto fare carico del mondo interno. Chi sono? Che cosa voglio? Qual è il mio desiderio fondamentale? Che cosa mi definisce? Qual è la mia passione? La passione. Passione è proprio precisamente il desiderio fondamentale che alimenta la nostra energia vitale. Tutti voi siete un pezzo di energia, un piccolo pezzettino che questo cosmo ha prodotto e che sta in piedi, e che si definisce, e che lavora, e che spera, e che teme, esattamente sulla base della passione fondamentale che domina e determina la vostra vita. Per quello che è importante conoscere se stessi. Questa è la prima frase che c'era scritta. La seconda frase che c'è scritta sull'architrave del Tempio di Delfi era Medenaga, nulla di troppo. Laddove in questo nulla di troppo rimanda alla sapienza dell'etica. La sapienza dell'etica si definisce quando si trova l'equilibrio, il punto di equilibrio tra gli estremi. Questo lo insegna certamente la sapienza greca, ma pensate al buddismo e pensate alla grande
spiritualità che il Buddha presenta e che definisce esattamente come via di mezzo. Ciascuno di noi è chiamato quindi non solo a conoscere se stesso, ma a conoscere il rapporto più equilibrato di se stesso con gli altri e col mondo, per diventare una nota armoniosa e non disarmonica e non dissonante rispetto ai diversi contesti in cui è inserito. E questo punto di equilibrio si ottiene esattamente ricercando la via di mezzo, che non è quella virtù tipica, soprattutto di una certa modalità di essere italiani, che è la prudenza diplomatica che non fa mai le scelte, no? Per venire al tema, le scelte, non è questa cosa qua, ma è la modalità di fare le scelte e di essere anche radicali tenendo presente tutte le componenti che sono in gioco. È una modalità di scegliere che vuole servire l'equilibrio, non la passionalità, la parzialità, ma il giusto. Che cos'è l'equilibrio se non la giustizia? Volete un altro nome per giustizia? Equilibrio. Volete un altro nome per equilibrio? Giustizia. La bilancia, i due piatti. E ciascuno di noi è chiamato a pesare se stesso, prima di essere sottoposto alla pesatura l'ultimo giorno. Qualunque cosa voi pensiate, qualunque cosa voi pensiate, credenti o non credenti, il mondo prenderà possesso di voi. La logica cosmica che vi ha portato all'esistenza prenderà possesso di voi quando cesserà questo quantum di energia libera che è la libertà, che ti può mettere in relazione al mondo, ma anche in indipendenza, in autonomia rispetto al mondo. Nell'ultimo giorno cesserà questa libertà e la logica cosmica prenderà possesso di noi. E la presa di possesso di noi si chiama giudizio. Quello che non solo il cristianesimo, ma tutte le grandi spiritualità, anche le grandi filosofie, hanno sempre sostenuto. C'è un giudizio che ci attende, ovvero saremo vagliati al cospetto della giustizia, con la G maiuscola, la di Caiosune, che non è la legalità degli uomini. La legalità degli uomini a volte è lo specchio della giustizia, a volte è lo specchio dell'ingiustizia. Tra legalità e giustizia, sono cose a tutti voi noti, non c'è, come dire, diretta sovrapposizione. A volte per servire la giustizia bisogna essere illegali. L'esempio facilissimo che viene in mente, pensate alle leggi razziali del 1938, erano legali. Tutti noi sappiamo e sentiamo che erano ingiuste. Sto parlando invece della giustizia con la G maiuscola, di quella giustizia dell'equilibrio a cui rimanda la frase, la seconda frase dell'architrave del Tempio di Delfi, e che designa esattamente questo movimento fondamentale della mente e del cuore. Vedere tutto, l'equilibrio tu lo puoi ottenere quando vedi tutto. Tenti di vedere tutto, com'è possibile a una piccola mente umana, ma non trascuri niente, anche dove in un certo senso percepisci che la tua volontà non vuole vedere, perché senti, presenti, preavverti che andare a vedere in quella parte lì significa mettere in crisi tutta una certa cosa. No, ci vai lo stesso, vedi tutto. Vedendo tutto si crea la polarità, si crea l'antinomia, lo scontro di due nomos, di due leggi, entrambe, si vede questo. E vedendo questo cerchi la via di mezzo, l'equilibrio. È così che si sceglie in modo maturo e pacato e resistente, perché quando una scelta è fatta così poi resiste. Altra parola importantissima, la resistenza. E queste sono le due frasi del Tempio di Delfi. Ma nell'architrave del Tempio di Delfi tutto questo mi è venuto in mente entrando, mi sta venendo in mente adesso così ragionando. C'era anche una terza cosa, la fabbrica delle E, nell'architrave del Tempio di Delfi c'era anche la E delfica, e Plutarco scrisse un'opera al riguardo e gli esperti ancora non hanno chiarito bene a che cosa questa E poteva rimandare, diciamo che la tesi più sostenuta è che la E rimanda al verbo essere,
che inizia con la esi, anzitutto in greco antico, enai, essere. Allora, conosci te stesso, nulla di troppo, è essere. Essere, ma anche ethos. Altra parola che forma l'etica e che inizia con la E. E quindi siamo rimandati esattamente a quello che fa questo luogo, a quello che fa con tutto, con la sua vita Don Luigi. Servire, mettersi al servizio di un essere che sia sempre più vicino all'ethos, all'etica, al bene. Il grande dilemma che affligge, che stringe, che graffia, a volte che tortura l'anima umana, è la difformità tra l'essere e il bene. Perché l'essere che è non è al contempo bene? Perché c'è questo distacco tra essere e etica? Perché il mondo è come non dovrebbe essere? Perché c'è questo? Porsi in questa prospettiva, sentire questo grido delle cose, sentire questo grido, questo lamento dell'essere, è come una freccia che attraversa, che colpisce ogni vivente. Sentire questo lamento dell'essere che stringe le cose, le stringe, le costringe, significa, a mio avviso, entrare nella porta aurea della spiritualità. Secondo me, se la sapienza spirituale ha un senso, è esattamente quello di tentare di colmare questa frattura tra il bene e l'essere, tra l'essere e l'etica, tra il mondo come dovrebbe essere e il mondo come realmente è. Io personalmente sono credente, credo fermamente nell'esistenza di una realtà primaria a cui tradizionalmente la mente umana si riferisce dicendo Dio, ma diciamo Dio, non è che sappiamo bene che cosa diciamo quando diciamo Dio. Di sicuro non è quell'immagine che subito ci viene in mente, Dio, barba bianca, triangolo in testa, fare sempre un po', come dire, irato, un po' buono, un po' irato, insomma, un personaggio, il mondo nella mano. Questa immagine che campeggia sempre, tra l'altro, se ci pensate bene, le nostre chiese sempre in un angolino, in alto, non è mai al centro. Non troverete mai, o meno a me pare, poi magari a Torino ci sono, ma al centro delle nostre chiese o hai Gesù crocifisso o non crocifisso, ma insomma o hai Gesù, o hai la Madonna, o hai un santo. Nel migliore dei casi raramente hai la Trinità, raramente. Ma Dio Padre da solo, Lui non c'è mai. E quando viene dipinto, quando viene portato quando diventa immagine, è sempre qualcosa un po' di imbarazzato ed imbarazzante. E dice l'imbarazzo della mente. Se voi non siete in grado di rendere un'idea, di non renderla icona, se non siete in grado di esprimere anche graficamente e materialmente attraverso un disegno, attraverso una formula, insomma attraverso quello che volete voi, ma se non giungete a una chiarezza espressiva, significa che il vostro concetto è confuso. E secondo me la mente, quando pensa a Dio Padre, è a disagio ed è confusa. Di sicuro quindi non è questo vecchio che viene dipinto, Che cos'è questa realtà primaria? Questa realtà primaria è, sto per dire, quasi la scommessa, o se volete la speranza, se volete l'anelito di tutto l'essere, di tutto quello che noi siamo, del nostro cuore, per dire con una parola sola, la sintesi di noi siamo cuore, siamo intelligenza più volontà. Certo che siamo mente, ma la mente da sola non ci definisce. Siamo mente e siamo sentimenti.
volte più importante una parte, a volte l'altra, è l'unione, l'armonia, l'equilibrio tra queste due componenti che va, che va perseguita. E come si chiama questo equilibrio? Cuore. Il cuore è l'unione della mente e del sentimento, della mente e delle viscere. E non a caso si pesa il cuore, nel mito degli egizi, della psicostasia. Ebbene, è l'anelito, la speranza che il nostro cuore ha, cioè l'intero di noi ha, verso che cosa? Verso il fatto che quella realtà che senti percepire, quella passione per la giustizia che si percepisce, non è semplicemente solo una tua, un tuo sentimento, perché tu sei buono, perché tu senti di avere questo tipo di solidarietà, perché non è una creazione tua, ma la passione per il bene, per la giustizia che ti abita, sono l'attestazione di una realtà primaria alla quale appartieni nella tua radicalità più profonda. Per quello che io sento che questo luogo è un tempio, non è retorica la mia, questo luogo è un tempio perché esattamente celebra il divino dentro di noi. Perché se noi stiamo semplicemente alla logica di questo mondo, al dare e avere di questo mondo, la passione per il bene, per la giustizia che ti porta a fare delle cose che si fanno qui, a non avere neanche paura della morte, ad andare avanti, a impegnarsi, a lottare giorno per giorno, la mattina presto, la sera tardi, tutto questo non potrebbe esistere se ci sono i testimoni. Prima ero su da Don Luigi, si parlava, è la prima volta che sono qui, ovviamente è la prima volta che salivo su, ma ero emozionato, mi ha fatto vedere la stola di Don Tonino Bello. E poi vedi la foto di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino e tantissime altre cose ancora che si possono vedere. Che cosa vedi? Vedi segni tangibili di una vita umana, di vite umane che hanno dato concretamente, giorno per giorno, il primato a quella realtà primaria che si svela dentro di te se ospiti in modo puro questa passione per il bene e per la giustizia. Concludo, non ho neanche parlato del mio libro, ma ho parlato del mio libro, perché se io ho scritto il principio passione è per motivare tutto questo. Non so se ci sono riuscito, ci ho lavorato tanto, questo sì, ci ho fatto tanta fatica. Secondo qualcuno, Gad Lerner per esempio, così ha scritto sulla Repubblica, il libro più importante che ho scritto. Io non lo so se è il libro più importante o meno importante, questo si vedrà. Personalmente posso dire che quando si usa nell'ambito del pensiero la parola principio, si gioca l'asso. Quando un pensatore, teologo, filosofo che sia, usa il termine principio, naturalmente se lo fa consapevolmente, gioca tutto quello che ha in mano. Mette il carico più forte che ha, lo mette sul... questo è il principio. Perché un minuto ancora, tra principio e inizio, tutti voi probabilmente, qualcuno di voi probabilmente quando sente principio e inizio pensa che sia la stessa cosa, ma non è per niente così, perché l'inizio è una cosa, il principio è un altro. E la cosa si capisce molto bene, la differenza si capisce molto bene rispondendo a questa domanda: qual è l'inizio dello Stato italiano? E qual è il principio dello Stato italiano? L'inizio è ciò che dà inizio a un'azione, a un fatto, a un evento, a un'istituzione. L'inizio è la campana che suona prima dell'ora di matematica o di qualunque altra materia. E poi il professore, la professoressa entra in classe, comincia a scrivere i numeri alla lavagna e la campana che è suonata, chi se la ricorda più? È stata necessaria per l'inizio, ma poi, alla fine, e tanti altri esempi che si potrebbero fare. Il principio, invece, è ciò che dà inizio a un fenomeno, ma l'accompagna da sempre e ne costituisce anche la meta ideale. Prendete l'amore tra due esseri umani. È l'inizio della loro storia d'amore. Ma neanche ciò che giorno per giorno ne custodisce la relazione, se venisse meno,
la loro storia verrebbe meno. Ed è anche la meta ideale verso cui i due camminano. Perché tutti sanno, tutti coloro che stanno vivendo una storia d'amore, un amore, sanno che la concretezza dell'amore quotidiano è sempre al di là di essere compiuto, di essere arrivati, c'è sempre una meta verso. Quindi qual è l'inizio dello Stato italiano? La risposta è una data, 1861. Qual è il principio dello Stato italiano? La risposta non rimanda più alla storia, rimanda alla filosofia, anzi meglio ancora in questo caso al diritto. La risposta è una legge, è la Costituzione. Questo è il principio dello Stato, che all'inizio dello Stato repubblicano ne accompagna giorno per giorno il travaglio dentro cui tutti noi siamo, su cui è inutile insistere, ed è anche la meta ideale, perché i valori della Costituzione, a partire dal lavoro e dall'uguaglianza di tutti gli esseri umani, di tutti gli italiani, beh, ben lungi dall'essere realizzata. Quindi quando si gioca la parola principio, quando si usa il termine principio, si gioca la carta dell'importante. Io concludo dicendo che ho voluto, usando il principio, la parola principio, legandola alla passione, tentare di motivare il principio fondamentale della vita, il principio fondamentale dell'esserci e della vita, laddove il principio fondamentale della vita umana è questa passione per il bene e per la giustizia, che sono la modalità migliore, a mio avviso, di dare compimento al nostro essere al mondo e di onorare la ricchezza più profonda che portiamo dentro di noi. Grazie. Allora buongiorno a tutti, anch'io con una certa emozione, perché parlare di tutto questo non è così semplice, non è così facile. Poi per uno come me, che è laureato in scienze confuse, resta molto difficile scendere in questa profondità, di cui sono molto grato a Vito, che ci ha regalato ancora una volta il suo 13° libro, credo, il 13°. Ci ha regalato una forte saldatura tra la terra con il cielo. Vi dico quello che sento dentro, lo voglio legare un pochettino al percorso, al mio percorso, che è un percorso fatto di tanti noi. Voi siete all'interno di una realtà che ha la vocale E, non la vocale O, la fabbrica delle E, ha una realtà che si chiama gruppo bene di noi. Da questa realtà è nato anni fa un coordinamento per mettere insieme in Italia un altro noi, il coordinamento delle comunità di accoglienza. Da questa realtà, con altri, un altro noi, nella stagione drammatica dell'AIDS, è nata la Lila, la Lega Italiana Lotta all'AIDS, che ci vide protagonisti umili, piccoli, ancora una volta per dare dignità e speranza a tante persone. E da questa realtà è nata Libera, che mette insieme oggi 1600 realtà nazionali, poi si rimoltiplica nei vari territori di realtà così diverse, ma che viaggiano tutte nella stessa direzione, per cercare di costruire più dignità, più libertà, più giustizia, per affermare la nostra Costituzione, i diritti e i doveri delle persone. Del grande contrasto alla corruzione, all'illegalità, alle mafie, che vede insieme migliaia di persone, ecco, le AE in noi. E in questo noi voi oggi siete accolti, e mi fa piacere che la spiritualità si affaccia in altri luoghi della nostra città per riflettere la voce alta insieme. E vi devo subito dire, quindi con un certo imbarazzo, perché la mia vita è una vita che l'unico diploma ufficiale per lo Stato italiano, sono diplomato in telefonia e telegrafia, e credo però sinceramente di cercare tutti i giorni di telefonare a Dio,
uno ce la mette tutto, paghi manco la bolletta, ma in questo tipo di rapporto. Il libro di Vito Mancuso è un libro che fa riflettere, che aiuta a riflettere molto, ma per tutto il libro, lo dico in estrema sintesi, a me è sembrato proprio di cogliere che Vito non fa che parlare di un Dio che è amore, parla di un Dio che è amore. Lui parla in questo libro di un Dio che non è disegno preordinato, che non è volontà definita, ma parla di un Dio che è piuttosto tensione, forza di relazione e di aggregazione. Mi piace sottolineare questa forza di relazione e di aggregazione. E voi troverete a pagina 397 che c'è un passaggio che io voglio sottolineare con forza quando Vito dice Dio è la causa formale del mondo nel senso che ne costituisce la tendenza verso l'aggregazione. E dice ancora Dio genera Eros delle fibre del mondo. Lo fa perché egli nella sua essenza originaria Eros, relazionalità originaria. È molto importante questo, è importante per me, credo anche per molti di voi. Questo dire che Dio è tensione, forza di relazione e di aggregazione. E allora vado da un gesuita che molti di voi certamente hanno letto delle pagine meravigliose che lui cita di Jacques Sardin, quando, gesuita di grande formazione scientifica, che fu accusato tenti di posizioni eretiche, ma una meraviglia di Teilhard Chardin che adesso tutti citano, e quando Teilhard dice, lo cito con le testuali sue parole, e lui dice a rigor di termini, Dio non fa, egli fa sì che le cose si facciano. Ecco, mi fa pensare, lasciatemelo dire, quando io da tanti anni continuo in tutti i luoghi a dire agli amici e soprattutto al termine della celebrazione dell'Eucaristia, io dico sempre che la benedizione di Dio, io l'ho chiamata la pedata di Dio. Abbiamo bisogno della pedata di Dio, perché si lega proprio quello che diceva in un altro modo, con più forza e profondità, che Dio non fa, egli fa sì che le cose si facciano. E quando io agli amici dico che la benedizione di Dio è un po' la pedata di Dio che noi abbiamo, per me vuol dire proprio pensare a un Dio come sprone, incitamento, incoraggiamento, mai come ordine, precetto, imposizione. Questa pedata di Dio di cui tutti abbiamo bisogno, di cui tutti abbiamo bisogno. Allora mi sembra di cogliere proprio in questo libro questo sottolineare tutto questo con forza, perché in questo spazio indeterminato dove Dio promuove invece che di predisporre, c'è tutto il tema, il problema della libertà, che per me è un tema molto caro, quella della libertà, perché Dio ama gli esseri umani e dunque li rende liberi. È un atto d'amore di Dio la libertà, la libertà. E lasciatemi che io la cavi nella quotidianità di quel noi che ho vissuto in questi 48 anni del gruppo Abele, oggi con Libera, prima con la Lila, con CNCA. Nel mio ministero sacerdotale, ma non solo, perché il gruppo Abele è nato quando io sacerdote non ero. Ma calando questo grido di libertà, questo Dio che ama gli esseri umani e quindi il suo amore li rende liberi, mi sembra di poter dire forte, ma proprio forte, che la più grande umiliazione, la più grande ferita della persona umana è la privazione della libertà. Mi sembra che si possa dire che la libertà è proprio la massima espressione dell'umana dignità e che è un diritto
che Dio stesso ha voluto per tutte le persone. E Grisiano, faccia meno parole e faccia più fatti. Il cristiano deve difendere la libertà di ogni persona, diritto riconosciuto e tutelato, fortemente voluto da Dio. La libertà, noi dobbiamo liberare la libertà. E allora siamo chiamati a impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è, chi è povero non è libero. Chi è senza lavoro è una persona che non è libera. Chi vive in alcuni territori dove si tocca con mano la violenza è una persona che non è libera. Penso alle varie forme di schiavitù che ci circondano, che non rendono libere le persone. Un lungo elenco, penso alla tratta, ai segmenti della prostituzione, alle dipendenze. Penso alla solitudine di tante persone. Noi siamo al servizio della libertà ed è il primo compito che ci assegna la vita è di impegnare questa nostra libertà per liberare chi libero non è. È un grido alla libertà, certamente, ma ci sono altri elementi che vi sembrano importanti, che ho colto e vi consegno, di cui ringrazio Vito, che la passione è il motore dell'impegno. Quando tu sottolinei che il pathos è l'impasto di logos e di caos. E questo sottolineare l'intreccio di ragione e di sentimento che è in fondo il motore dell'impegno. Sia ben chiaro, mi sembra di cogliere nel pensiero di Mancuso quell'impegno che non esclude la fede in una provvidenza e un disegno superiore al servizio del bene e della giustizia. Ma è questo mettersi in gioco perché questo disegno possa realizzarsi. La passione è il motore dell'impegno. E ho trovato molto bello, perché mi aiuta a calare la vicenda della passione di Cristo nel qui e ora delle nostre passioni e nelle nostre speranze di giustizia. Perché dico questo? Perché in questo libro, in questa lettura, si salda veramente la terra con il cielo. Noi siamo chiamati a calare la vicenda della passione di Cristo qui, oggi, qui, oggi, qui, oggi. Perché in questo mondo si possa dare evoluzione. E per dare evoluzione occorre immettere quello che dice lavoro nel sistema mondo, e questa emissione di lavoro richiede passione, una passione che si chiama amore, ma che si può chiamare anche croce. Questa logica esemplificata dai martiri di tutti i tempi, credenti o non credenti, a cui Vito fa riferimento citandoli, tra i tanti Falcone, Borsellino, Puglisi, Diana, tanti. Lui cita i martiri di tutti i tempi, credenti o non credenti, che hanno dato vita per introdurre giustizia e armonia in questo mondo. Vito, io ti invito un giorno, quando potrai, a venire in una certosa che noi abbiamo restaurato, recuperato, l'abbiamo salvato dalla speculazione, non è nostra perché non abbiamo soldi, l'abbiamo sistemata tutta, la usiamo, ma la banca gliela porteremo via, non il gruppo che non vuole avere proprietà, ma chissà se quei 100 italiani dicono facciamo vivere quel luogo di sosta e di formazione.
semplifico nel mio linguaggio in questo momento, esploso il problema dell'AIDS. Noi subito, aprimmo un'accoglienza, non c'erano ancora i farmaci. Aprimmo un'accoglienza facendoci prestare una struttura a Sorconino torinese, sistemandola per fare casa a quanti non avevano dei punti di riferimento. Più di 100 di quei ragazzi, di quelle ragazze, li abbiamo accompagnati nell'ultimo progetto. Io ricordo che non trovo più pagine del Vangelo, per non ripetere sempre la stessa, in quegli oltre 100 funerali continui, da bambini infettati a persone più adulte. Quel tavolo di quella cucina, attorno al quale hanno mangiato, hanno giocato, hanno pianto, hanno lottato, hanno sperato. Quei crocifissi, e gli è stato l'altare in quella chiesa della Certosa. Non dimmi se non è il più bello l'altare, perché non c'era bisogno di quella croce, ci sono tutti quegli altri crocifissi. Ecco, allora, la passione, l'impegno dell'impegno è il motore dell'impegno. E tu richiami molto nel tuo libro il primato ontologico della relazione, quando dici con forza di abbandonare l'idea di un Dio distante, imperturbabile. È questo invito ad abbracciare l'idea di un Dio che soffre per noi e con noi e collabora alla costruzione del bene e della giustizia. Sì, amici, è importante dire questo. Un Dio che al tempo stesso fuori e dentro, in alto e in basso, in cielo e in terra, e che in questo suo dualismo manifesta la sua natura relazionale e il suo amore. Io credo che è proprio possibile rivedere in radice la visione teologica del rapporto Dio-mondo, facendola passare dal verticismo della potenza all'armonia della relazione. È uno dei passi belli del libro di Vito Mancuso, che ci ricorda che noi oggi qui sulla terra, nessuno deve dimenticarsi che l'unità di misura dei rapporti umani, tanto per cominciare tra di noi, è proprio la relazione, l'ascolto, il dare la parola. E allora in questo senso, io credo che sia veramente molto importante non dimenticarci anche quello che pochi giorni fa ha detto il Papa, che la Chiesa, ospedale da campo, ma anche Chiesa che eleva il servizio, e aggiungo, a politica. Ma voglio spiegare in che senso. E quando Francesco ha detto Chiesa ospedale da campo, che vuol dire che deve curare tutti, che non deve giudicare. E il libro di Mancuso è un invito alla Chiesa perché sia Chiesa dell'incontro e attenzione, e del legame. Chiesa che esce dal fortino della dottrina per farsi Chiesa del mondo e per il mondo. Chiesa, amici, che deve spogliarsi di ogni potere. Una Chiesa che, ripeto, per usare questa forte immagine del Papa, ospedale da campo per la cura dei feriti, di tutti. Tutti devono avere, deve essere aperta una porta che chiunque possa spingere. Ma c'è un aspetto che Mancuso sfiora, e io mi permetto di... Tu lo sfiori, io lo voglio sottolineare come sono capace. Chiesa che fa del servizio ai poveri e ai deboli la sua politica, tra virgolette, cioè quel servizio per il bene comune. Una Chiesa che non deve limitarsi a sanare le ferite, che è importante andare incontro,
cogliere, ma anche la denuncia. Denunciare le cause dell'ingiustizia, gli abusi di potere, l'idolatria del denaro, l'insensatezza delle guerre. Noi non possiamo tacere. Attenzione però al peccato di omissione. E quando nasce libera nel contrasto all'illegalità, alla criminalità, alle mafie, io vi risparmio gli insulti, gli attacchi, le strumentalizzazioni. Tanto fango che era arrivato, perché noi raccoglievamo le firme per una legge per confiscare i beni mafiosi e ai corrotti. La legge poi passò con la confisca dei beni solo ai mafiosi. Però c'era il timore, e nel timore bisognava fermare tutto questo, e quindi per fermare tutto questo si tira il fango sulle persone. Ma come avete visto, siamo andati avanti. Ma non dimenticherò mai il cardinale Balestrero, che era stato anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana, uno che diceva quello che pensava. L'unico che fece tacere Giovanni Paolo II, l'unico, parlava sempre il Papa, lui dice scusi, adesso parlo un attimo io, in quanto presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Adesso lasci dire una parola, e fece il giro del mondo l'autorevolezza. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere Balestrero vescovo di Torino. Non era più vescovo di Torino. Io andai a trovarlo a Bocca di Magra, era un venerdì santo, ero stato a trovare prima Nino Caponnetto, il grande magistrato che mise insieme il pool antimafia con Falcone Borsellino, che stava male a Firenze. Poi sono andato a Bocca di Magra da Balestrero, già malato, e dimenticherò mai, sapete, quest'uomo anziano, questo vescovo profondo. Lui era un carmelitano, quindi una vita religiosa, di contemplazione, poi vescovo in una città come la nostra. A un certo punto, dalla sua tonaca, molto semplice, ho visto che tirava fuori dei pezzi di carta, stropicciati. Erano i pezzi di quei giornali di insulti, di fama. E io ricordo le parole di un padre che dice: te la sei presa, ma non prendetela. Sapessi cosa hanno detto di me, il padre. E poi a un certo punto mi dice Luigi: ma non l'ha detto a me. Luigi, non scoraggiarti, va avanti. E non dimenticare mai che la denuncia è annuncio di salvezza. Annuncio salvifico. Eh sì, amici, noi non possiamo tacere. La denuncia dell'ingiustizia è parte integrante dell'annuncio evangelico. Bisogna farlo in modo serio, documentato, non retorico, non demagogico. Ma possiamo anche non dimenticarci, non dobbiamo dimenticarci che denunciare l'ingiustizia vuol dire annunciare la buona notizia del regno di Dio in mezzo a noi. Vi prego, non venga mai meno. Vi prego, non venga mai meno. Tu hai ricordato il nostro amico Tonino Bello. E io ricordo Tonino Bello quando diceva, l'ho sentito dalle sue parole, eravamo molto amici, e i fratelli hanno voluto consegnarmi la stola di Don Tonino Bello, la stola che l'ha accompagnato nell'ultimo anno di passione, la malattia, il cancro fino alla morte, quella stola che io metto, quel segno che metto nelle celebrazioni. E Tonino Bello diceva una cosa che faccio mia, io piccolo piccolo,
Ma vi prego, qualunque sia il vostro riferimento, fatelo vostro. Antonino Bello diceva: i poveri meritano più e altra considerazione. E mi chiederà conto la storia, ma del silenzio col quale ho mancato di difendere i deboli dovrò rendere conto a Dio. Che mazzata, ragazzi. Dovremo, chi ha i riferimenti, dovremo rendere conto a Dio. Se no, dobbiamo usare la nostra parola, perché laddove viene messa a rischio la dignità delle persone e laddove viene umiliato, soffocato un progetto di giustizia, noi dobbiamo parlare, la Chiesa deve parlare. E soprattutto non dobbiamo dimenticare che la speranza ha il volto degli esclusi, che non possiamo costruire speranza se non partendo da chi dalla speranza è stato escluso. È bello che Mancuso fa una delle sintesi più alte e mai statiche, perché nel libro invita a superare i dualismi, ad esempio quello tra teismo e ateismo, tra un universo governato totalmente da una volontà divina e uno dominato dal caso, insomma, in nome di una sintesi più alta e mai statica. Io nel mio piccolo, è quello che abbiamo cercato anche di fare, Vito, cioè la trasversalità, il mettere in dimensioni laiche e altre realtà insieme, riuniti nel segno di un'etica condivisa, di un'etica umana, con quell'obiettivo di quel fame e sete di giustizia. È molto bello i passaggi che tu ci regali del rapporto tra fede e ragione. È proprio il Cardinale Martini, citò una volta un passo di un torinese, Bobbio, e Martini, cito che era Martini, non Ciotti che cita Bobbio, no, che poi dicono allora comunisti, no, il Cardinale Martini citò una volta un passo di Bobbio, grande Martini, e sentite che ci manca Martini, ma lui continua a parlare Martini. E quando cito Bobbio, le parole di Bobbio erano queste: la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa. E nello stupore, nelle domande della ricerca che ne consegue, è sempre presente, diciamo pure, una dimensione religiosa. Il problema non è allora distinguere tra fede e ragione, ma promuovere la libertà di coscienza e di conoscenza. E nel mio piccolo, guardate, quando parlavamo della libertà, voi sapete che libertà in ebraico vuol dire cercare. E per la mia piccola esperienza di quel noi che è nata sulla strada, e il gruppo Abele continua a stare sulla strada, pensa che la nostra unità di strada che esce di notte per andare a incontrare sulla strada quelle ragazze rese schiave, l'anno scorso ne incontrate 1700 per liberarle, per creare le condizioni di cambiamento. La strada insegna, è la nostra storia, noi continuiamo a stare sulla strada, lì siamo nati. E voi sapete che la strada è la grande protagonista, 109 volte nel Vangelo la strada è un punto del luogo della festa, ma anche il luogo che ci ricorda la sofferenza, la fatica delle persone. Ancora una volta è stata la strada, certamente per me, a insegnarci il cammino. Perché la strada in tutte le sue espressioni significa ascolto, coscienza dei limiti, ci invita la strada a non dimenticarci, a educarci, a mettere al centro la persona, la sua originalità,
l'irrepetibilità della sua storia. Ci ha insegnato la strada a non dimenticarci che le persone si incontrano e i problemi si affrontano, non viceversa. Ma la strada ci ha insegnato che sono storie, non derive irreversibili, e che molte persone che paiono sconfitte, rassegnate, possono ritrovare motivazioni e progetti se non vengono abbandonate al loro destino, liquidate come vite di scarto. E ritorno al nostro amico Tonino Bello, lasciatemelo ricordare, quando, parlando di Bartolo, che dormiva in una scatola di cartone a Roma e che quando andava a Roma passava lì e salutava Bartolo. Quando Tonino Bello è morto, io sono andato a cercare Bartolo. Per un po' l'ho visto ancora in quella scatola di cartone, poi non l'ho più visto, ovviamente Bartolo non c'è più. Ma Tonino Bello riuscì a dirci che in Bartolo c'erano frammenti di Dio e che quella scatola di cartone era uno stensorio. Non dimentichiamoci di questo. E nella mia piccola esperienza, condivisa con tanti altri, con storie, percorsi, riferimenti diversi, io vi devo dire, in quel cercare, libertà è questo cercare, ma la strada mi ha insegnato che è possibile cercare Dio per incontrare le persone, ma che è anche possibile il contrario, cercare le persone per incontrare Dio. Che si saldano fortemente queste due dimensioni. E Mancuso ci consegna proprio la dimensione che dice che la coscienza, che è la coscienza a testimoniare l'autenticità di fede e di ragione. È l'essere alla ricerca che salda la fede e la ragione alla responsabilità. È un invito a questo interrogarci in profondità, a rifiutare il compromesso e il quiete vivere, che sono la condizione dell'etica che già tu ci hai ricordato. E allora, è bello tutto questo, ma c'è una parola, anzi due, la prima è la parola coraggio. Io credo che noi siamo chiamati a imparare il coraggio di più tutti, oggi più che mai. Imparare il coraggio, amici. Abbiamo bisogno il coraggio di fare scelte scomode, di rifiutare i compromessi, anche quelli quotidiani a volte, perché poi di fronte ai vivi della vita bisogna prendere posizione, decidere da che parte stare. Credo che mai come in questo momento siamo chiamati a non temere di imboccare la strada più difficile, che è quella in salita. Imparare il coraggio, soprattutto in una stagione come la nostra in cui c'è un pensiero molto sbrigativo e soprattutto c'è un furto delle parole. C'è un furto delle parole, ci stanno rubando delle parole, ce le stanno svuotando della loro sostanza, c'è chi ce le sta manipolando. Noi dobbiamo difenderle con le parole, pace, dignità umana, diritti, costituzione, che poi è carne, è vita. Chi è che non parla di giustizia? Chi è che non parla di legalità? Ne parlano tutti, ma per molti la scelta è stata la legalità maleabile e sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene. Tanto è vero che l'Italia è il paese col più alto grado di corruzione d'Europa e non riusciamo ad avere una legge sulla corruzione nel nostro paese. Lo dico come una grande ferita, di fronte con una grande ferita, di fronte alla quale non si può tacere.
Allora, di fronte a queste ferite, non siamo qui per giudicare, ma per sentire una passione dentro per la giustizia, per impegnarci, per metterci in gioco, per saldare la terra con il cielo, per non dimenticarci che siamo chiamati alla testimonianza cristiana e alla responsabilità civile. E io vi dico che quando qualcuno mi dice, ma lei dice queste cose, certo che le dico, no? Ma per me due sono chiari i riferimenti, con tutti i miei limiti, le mie fragilità, i miei errori, il Vangelo e la Costituzione italiana. Sono questi i due chiari riferimenti. E allora io vi auguro di essere eretici. Vi auguro di essere eretici. L'eresia. Tu sei stato più volte accusato di eresia. Coraggio. Ma voi sapete che eresia dal greco deriva, vuol dire scelta. L'eretico è la persona che sceglie, che esprime un giudizio autonomo su argomenti anche duri, difficili. È colui che continua questo cammino di libertà e di ricerca. Oh, se trovate qualcuno che ha capito tutto, vi prego, salutatelo personalmente e cambiate strada. Cambiate strada subito, perché ci vuole questa umiltà di lasciarsi sempre raggiungere dal dubbio, questo interrogarci, questo cercare, questo non dimenticare questo dono della libertà che Dio ci ha fidato, che è un atto d'amore. L'amore, lui si è speso, si è messo in gioco. Gesù Cristo è stato un grande eretico. È stato messo in croce perché ha rovesciato gli schemi del potere, perché ha testimoniato la dignità e l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, a partire dai più umili e dai più fragili. Siate eretici per piacere. Eretico è colui che più della verità ama la ricerca della verità e che concepisce la verità sempre come ricerca, mai come possesso. Per l'eretico la ricerca, la verità, la responsabilità, la libertà sono inseparabili. E allora in questo senso che lo dico, è un senso d'amore, il continuare la nostra libertà, impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è, e calare questo Dio che ci viene incontro. E allora io credo, è l'eresia dei fatti prima che delle parole, l'eresia che sta nell'etica prima che nei discorsi, è l'eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell'impegno. Credo di poter dire che oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri, chi impegna la propria libertà perché ancora libero non è. Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa, chi crede che solo nel noi io possa trovare una realizzazione. Eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità. Eretico, infine, chi non cede alla tentazione del cinismo e dell'indifferenza, che sono, lasciatemelo dire, la malattia spirituale della nostra epoca. Auguri, siate eretici.
vorrei ridare la parola a Vito Mancuso sottolineando tre aspetti che ho colto ascoltandovi. Il primo aspetto è quello dei dualismi. Siamo partiti dal Tempio di Delfi, uno dei frutti che ci rimane dalla complessa e complicata cultura classica è proprio il ragionare per binomi, mente e sentimenti, diceva Vito Mancuso prima, l'ordine e il caos, il corpo e lo spirito, il corpo e l'anima, Apollo e Dioniso. Questo ci è rimasto tanto, l'out, qua siamo nelle. E nell'E è il principio passione di Vito Mancuso, che se ha qualcosa di straordinario e di eretico è quello di provare a mettere insieme quei due tipi di amore con cui siamo abituati a ragionare, l'agape da una parte, la caritas, l'amore con la maiuscola, il dare, il donare, e l'eros. Un Dio che genera eros credo che sia una delle affermazioni non solo più originali ma davvero più strabordanti dalla cultura cristiana per come è stata tramandata. Allora, questa prima mia piccola riflessione sul fatto che il principio passione che mette insieme, lo provo a dirla così, l'agape e l'eros, sia veramente qualcosa di meravigliosamente straordinario, eretico e una proposta incredibile. Quindi questa è la prima riflessione. La seconda riflessione, quella passione che si prova per, diceva Mancuso e l'ha ripreso Ciotti, per il bene e per la giustizia, ma è anche una passione, e questo si trova nel libro, per Dio, per il mondo, per la vita di se stessi e degli altri. Allora vorrei un po' un'altra riflessione, Vito, se puoi, su che cosa, cioè per che cosa si può e per chi si può provare passione. Credo che interessi anche a Ciotti, a chi fa parte del suo mondo, sapere di più su che cosa intendi per la differenza tra giustizia e legalità. Legalità è una parola cara al mondo del gruppo Abele, al mondo di Libera, su cui tanto ci siamo interrogati. Allora, la forza di dire la giustizia non è legalità, non credo che sia un pleonasmo per distinguere tra i termini. Terza riflessione, poi lascio la parola a lui. L'asso gettato col principio passione viene dopo almeno altri due assi gettati da altri pensatori che hanno costruito, a mio avviso, la filosofia e la politica anche del Novecento. Allora leggo la passione a due altri principi che hanno segnato il cammino, appunto, non solo di chi ha riflettuto, chi ha scritto, ma anche di chi ha fatto, che sono il principio speranza e il principio responsabilità. Due titoli di altri due precedenti bestseller prima del principio passione. Che cos'è la speranza e che cos'è la responsabilità? Tra l'altro entrambi avete scritto dei libri con il termine speranza nel titolo, credo che possiamo legare la passione alla speranza e alla responsabilità, vedendola, almeno io la vedo come tale, come un passo oltre. Per essere laureato in scienze confuse, Don Luigi, hai fatto un intervento veramente torrenziale. Sono così tante le cose che mi sono appuntato qui che è difficile. Poi adesso arrivano anche le domande molto profonde che la dottoressa Giorda mi ha posto, e non so da che parte girarmi, perché non è semplice mettere ordine in tutto questo. Tra l'altro, quando parlo di mettere ordine, non posso non pensare a Carlo Maria Martini, che, riprendendo Sant'Ignazio di Loyola, si trova proprio all'inizio degli esercizi spirituali, diceva dell'importanza, parlava dell'importanza di mettere ordine nella propria vita. Laddove, attenzione bene, il mettere ordine nella propria vita deve essere al contempo tale da avere e da permettere l'altra azione, mettere caos nella propria vita. Noi viviamo all'insegna, secondo me, di un dualismo di fondo che attraversa il nostro mondo. I partigiani dell'ordine da un lato e i partigiani del caos dall'altro, i partigiani del disegno intelligente, i partigiani del caso e dell'assurdo.
Io ho imparato, anche prima accennavo al riguardo, non ho citato il nome, ma ho citato il termine, ho parlato che se ti disponi di fronte alla vita senza ideologie, ma per coglierne il dinamismo, tu sei posto di fronte alla contraddizione. Questo l'ho imparato da Kant. Le antinomie della ragione pura. Quattro antinomie della ragione pura. E poi, avanti ancora, c'è l'antinomia della ragione pratica, che è terribile. Noi magari non abbiamo neanche mai sentito parlare di antinomia della ragione pratica, ma ogni giorno la vediamo, ovvero, e la sentiamo, e la percepiamo. Perché il bene spesso non dà felicità? Perché spesso i buoni, i giusti, non ottengono in questo mondo la felicità? E perché, al contrario, spesso gli ingiusti appaiono così gai, spensierati, gaudenti, felici? Perché c'è questa frattura tra l'etica e la felicità? Kant, antinomia della ragione pratica. Dicevo, quando si pensa ci si pone al cospetto delle contraddizioni, e quando vedi le contraddizioni, quando capisci che ci sono le contraddizioni, tu costituisci, elevi le contraddizioni a antinomie, che significa scontro di due leggi, entrambe vere. Ecco, quindi questa secondo me è la chiave della spiritualità del nostro tempo. E noi veniamo da secoli e secoli nei quali coltivare una vita spirituale significava ben altro che coltivare l'arte della contraddizione. A mio avviso, dopo il Novecento, Luigi prima parlava di provvidenza, è una delle cose che mi sono insegnato, dice la fede nella provvidenza in un disegno superiore. Sì, c'è, ha un patto di tenere sempre presente quello che Primo Levi, per citare un altro grande torinese, scrisse in Se questo è un uomo, dopo Auschwitz non è più possibile responsabilmente parlare di provvidenza. E allora devi parlare di provvidenza. Non solo devi, perché è qualcosa che ti si impone, ma senti, se ciascuno di noi vive una vita spirituale, sente che la provvidenza c'è e agisce. Che molte delle cose che noi facciamo non sono opera nostra, che quella passione per il bene e per la giustizia che ci porta a fare le cose così, a volte così straordinarie come fa Don Luigi, a volte più umili, no? più concrete, più quotidiane e tuttavia reali, è che tutto questo non è opera nostra, c'è una forza più reale, più consistente, alla quale ci si appoggia. Quindi, da un lato non puoi parlare della provvidenza come tradizionalmente se ne è parlato, dall'altro non devi abbandonare il concetto di provvidenza, di grazia, mettere ordine nella propria vita e al contempo non chiudere le porte al caos. Qui, in questo crogiuolo dei venti, c'è la chiave della spiritualità di questo nostro secolo, questo nuovo secolo. Per quello l'eresia è importante. L'imperativo eretico, è un famoso libro di Peter Berger, l'imperativo eretico. Non si tratta di voler essere originali, di voler essere bastian contrari, si tratta molto semplicemente di non chiudere gli occhi di fronte alla manifestazione del reale. Io ho cominciato a diventare eretico quando la vita mi ha fatto toccare con mano il dolore innocente. E ho scritto un libro nel 2002, pubblicato dalla Mondadori, allora, il cui titolo è Il dolore innocente, sottotitolo L'handicap, la natura e Dio. Allora non è da parte mia la coltivazione di uno spirito di eresia per voler demolire, per voler
è semplicemente la volontà di servire la verità della vita, così come si presenta. E solo a questo patto c'è spiritualità. E aggiungo, solo a questo patto c'è teologia. Io ricorderò sempre il giorno in cui Don Luigi, io facevo la prima teologia, mi trovavo nel seminario di Milano, prima teologia, e il mio professore di teologia contemporanea, che tu conoscerai sicuramente, Don Pierangelo Segueri, mi fece leggere, cioè non a me, a tutti insomma, mi fece leggere l'Epistola ai Romani di Karl Barth. Era uno dei libri consigliati, non era io comunque, dalla prima pagina all'ultima l'ho letto, poi l'ho riletto anche in un'altra stagione della mia vita, e lì in quel libro, peraltro difficile da leggere perché anche abbastanza confuso, sembra un po' il principio Speranza di Bloch, è quella maniera lì di scrivere, uno scrivere molto magmatico, molto diverso dal mio, a me piace mettere ordine nelle cose, sono più classico, questo è uno scrivere torrenziale, cioè la scrittura può essere un lago, può essere un torrente, può essere un mare, può essere vari tipi di fiume, no? Torrente, ruscello, ciascuno ha la sua maniera, così come la musica, a diversi tempi, hai l'allegro, l'allegro assai, presto, il largo, l'adagio, così, c'è il temperamento, e così i colori, pensate ai colori dei grandi artisti, pensate alla pittura di Van Gogh, che sembra quasi che graffia le tele, e pensate a Raffaello come le accarezza, per la differenza Raffaello e Michelangelo, quante cose si potrebbero dire su tutto questo per dire come il temperamento personale emerge dalla produzione artistica di ciascuno, perché l'arte quando è vero, il pensiero quando è vero, produce, è l'espressione della personalità tua, o meglio, è l'espressione dell'impatto tra il tuo centro vitale e il mondo. Il mondo preme su di noi, preme, a volte ci graffia, a volte ci accarezza, c'è sempre questa pressione delle cose, della natura, della storia, degli altri, questa pressione. E allora dicevo appunto, questa pressione della vita si determina esattamente come, per quanto mi concerne, come antinomia. E l'eresia non è nient'altro che il voler portare al pensiero il caos, la presenza del caos. Nel mio libro le pagine forse più importanti sono quelle dedicate al caos, laddove io vado a, stavo dicendo la parola demolire, ma insomma è un po' esagerato, chi lo sa se demolisco o non demolisco, ma insomma certamente vado a indagare criticamente che cosa? L'aporia, secondo me, della nostra religione, lo dico per chi è cattolico come me, non voglio, diciamo del cattolicesimo, e qual è questa aporia? È esattamente l'incapacità di leggere il caos come caos, per leggerlo invece come peccato. Peccato, se nel mondo c'è il disordine, se nel mondo c'è la malattia, tutto questo è dovuto a un peccato. E perché c'è questa volontà di leggere il caos come peccato? Perché non si sa rendere conto dell'essere e dell'essere creato come originariamente, strutturalmente impastato di logos più caos. Si vive invece alla luce del mito della perfezione iniziale. Il mondo esce dalle mani di Dio, che è il grande padrone dell'universo, come già formato. Il mondo è un giardino alla francese o all'italiana, insomma, un giardino dove tutto è curato. E poi come mai c'è il disordine? Come mai c'è la morte? Come mai? Avete presente il quadro di Guercino, Enti in Arcadia, Ego? No, c'è questo giardino bellissimo di questi due pastori. E nell'angolo destro del quadro compare un teschio, peraltro devastato dai vermi che già lo stanno corrodendo, e questo teschio che dice et in Arcadia, ego, io, la morte, sono anche nell'Arcadia, anche nel giardino alla francese, anche nella natura la più perfetta, la più armoniosa. Allora, come mai c'è questa disarmonia? Ecco il mito, c'è la perfezione iniziale, c'è la disarmonia, ecco il peccato, tutta l'insegna alla luce di questo amartiocentrismo. Si è pensata, si è predicata la croce come necessaria per il pagamento del prezzo a seguito della colpa, no? Il pagamento del prezzo del sangue a seguito della colpa originaria, del peccato originario.
la necessità del patire, ma del patire per il patire, non del patire per costruire la giustizia che tutti noi sappiamo, perché se qualcuno qua dentro ha paura della sofferenza, ha paura di patire, sappia, ma lo sapete benissimo se siete qui, che non si dà giustizia, che non si dà amore, perché l'amore, la giustizia e l'impegno passano attraverso, necessariamente attraverso la sofferenza. Quindi quando si parla della croce si parla di una cosa seria, ma richiesta da chi? Dalla struttura stessa del mondo, che è logos più caos, perché quando tu devi immettere energia positiva nel sistema mondo devi lavorare e incontri necessariamente una resistenza, perché l'entropia c'è, già a livello fisico, e poi a livello biologico, per non parlare a livello economico e politico, che è spaventosa. Questa entropia, questo disordine, questa volontà dell'ego di affermare se stesso a prescindere da ogni ordine dei sistemi. Quindi tutto questo c'è, e la necessità della croce si impone da questo, ma non certo perché c'è un peccato, non certo perché c'è un Dio irato che vuole. Quindi quello che si tratta di fare è sapere questo, rivedere completamente la teologia della creazione, è quello che ho tentato di fare nel libro, l'insegna esattamente di questa formula, logos più caos. Contro coloro che dicono che il mondo è solo logos e contro coloro che dicono che il mondo è solo caos. Se il mondo fosse solo caos non saremmo qui. Le mie parole, le parole di Luigi, le parole delle vostre, le parole, cosa vuol dire parola? Logos. Ma questa parola è il frutto di un lavoro cosmico enorme, iniziato 13,82 miliardi di anni fa, dicono gli ultimi dati sperimentali che il satellite Planck ha mandato sulla Terra. Dalle polveri primordiali, va bene, a una mente che parla e che rivede tutto il cammino cosmico. E non solo una mente che parla, ma un cuore che pensa. E mani che agiscono. C'è il logos, ma si può dire che questo logos è tale da far sì che ogni azione concreta produca il disegno? Si può dire questo dopo Auschwitz? Ecco le parole di Primo Levi che ti portano a dire sì, il logos c'è, lo devo tenere, ma al contempo c'è il caos. Come faccio a tenere insieme queste due cose? Come faccio a dare ragione della vita in tutta questa sua manifestazione? Questo è la questione della passione, il pathos. Adesso io non so quanto tempo devo concludere, mi sa. Allora, qua c'è un problema perché vorremmo tutti ascoltarvi, pertanto, e soprattutto Luigi Ciotti vuole ancora dire una cosa, se no mi sbrana, io non vorrei farmi sbranare da un prete, perciò direi così abbiamo centinaia di testimoni. Vito Mancuso parla ancora almeno 10 minuti. E Luigi Ciozzi non parla più di 5 minuti. Se non stanno ai miei ordini, disciplina e mi sentono in quanto unica femmina al tavolo. Bene. Allora ho 10 minuti di tempo. 10 minuti di tempo a queste quattro domande. La prima riguarda il tema dell'amore, no? La prima domanda, Eros e Agape. Noi quando diciamo amore dovremmo aggiungere anche un terzo termine che le lingue classiche ci consegna. Il nostro amore è Eros e tutti quanti sappiamo cosa significa, e se non ci fosse Eros non saremmo qui, non ci sarebbero i nostri figli, guai a spegnere Eros. Ma c'è una seconda parola per dire l'amore, che è l'agape. L'agape come amore universale, come amore che non vuole nessun rendiconto, ma è amore di fratellanza generale, un amore che si collega molto bene al sentimento della giustizia. E c'è un terzo livello, c'è una terza parola altrettanto importante che non dovremo mai dimenticare quando parliamo di amore, che è filia. Che non è solo l'amicizia, noi quando si traduciamo questo termine diciamo amicizia, ma è qualcosa di più la filia greca dell'amicizia. Tra l'altro tutte le grandi amicizie, voi lo sapete bene, hanno anche una passione di amore dentro. E quindi noi siamo l'impasto di queste cose. Il grande limite del cristianesimo tradizionale è stato quello di esaltare l'agape a discapito dell'eros e talora anche a discapito della filia. Mi diceva proprio mio vecchio parroco di Carate Brianza, io sono di origini siciliane ma sono nato e cresciuto in Brianza vicino a Milano, e il mio parroco mi ricordava un giorno, tanti anni fa ormai, il motto che il padre spirituale insegnava in seminario
a lui e ai suoi colleghi seminaristi. Non toccare, non toccarsi, non essere toccato. Questo era ciò che, su cui i seminaristi venivano formati, ovvero agape, ma eros, zero, frigorifero, congelato completamente. E anche la filia, perché se non hai con l'amico la possibilità di abbracciarti, di toccarti, che filia hai? Il grande limite di un certo tipo di ascetismo cristiano, di spiritualità cristiana è stato questo, va bene. Invece bisogna unire, come sempre, le sue cose. Qual è il grande limite della cultura dominante oggi? Che si parla di eros da tutte le parti, corpi nudi da tutte le parti, senza più alcun tipo di pudore, e nessuno parla di filia e di agape. Come sempre, l'equilibrio, la sintesi armoniosa tra le cose, vedere i due estremi e tenerle insieme, questa è la saggezza. Va bene, secondo, sul discorso della passione, che cosa la provoca e così via, io mi posso limitare a dire che la grande domanda, la grande questione che ciascuno di noi è chiamato a risolvere, a impostare e a risolvere, è la grande differenza tra passioni e passione. Noi possiamo essere schiavi delle passioni e dobbiamo ricondurre le passioni all'unica passione dominante e unificante. Se qualcuno di voi riesce a unificare le diverse passioni, a capire qual è la passione dominante che vive, che per cui vive, se giunge a questa movimento di unificazione, entra nella via aurea della via spirituale. La via spirituale non è perdere le passioni, che se perdi le passioni ti perdi la vita. La via spirituale è unificare le diverse passioni verso la passione unificante. Questa è la via giusta. E tutto il cammino della spiritualità sta in questo: capire quali sono le tue passioni e poi unificarle verso l'unica passione dominante, che poi le discrimina, non le toglie, ma le discrimina, le gerarchizza, le purifica. Guardate che io nel libro comincio parlando delle passioni e faccio vedere l'ambiguità di questo termine e metto in scena Kant e Hegel, i due più grandi filosofi dell'epoca moderna probabilmente. E Kant cosa dice? Cosa sono le passioni? Cancri della ragione pratica, sono dei cancri, delle malattie. Vuoi essere una persona che compie se stessa, una persona padrona di se stessa? Liberati dalle passioni. Hegel, d'altro lato, dice: senza la passione nulla di grande si è mai fatto in questo mondo. Allora, questa dialettica tra Kant e Hegel dice esattamente la dialettica tra passioni e passione, o se volete, tra amori e amore, tra beni e bene. Consiste la vita spirituale, cioè l'educazione del cuore, del sentimento, consiste in questo cammino verso il singolare, verso l'unificazione. La differenza tra giustizia e legalità è la differenza che si dà tra... è importantissima la legalità, ma la legalità non compirà mai la giustizia come di Caiusugne, che è la seconda virtù cardinale, che è una meta verso cui si cammina. La giustizia degli uomini è sempre imperfetta, anche i migliori giudici lo sanno loro che c'è sempre un che di imperfetto, di imparziale, di incompleto. Non significa che la legalità, la giustizia degli uomini è sempre corrotta, cattiva, così. Non sto per niente dicendo che c'è antitesi tra giustizia e legalità, in alcun modo. Sto dicendo che c'è differenza, e sapere questa differenza, e sapere che la giustizia non sarà mai, che il diritto, ius iuris, non sarà mai soddisfatto e compiuto dalla legge, dall'ex legis. Tenere presente che il diritto è qualcosa verso cui continuamente si cammina attraverso l'imperfezione, via via evolventosi delle leggi, è grandissima garanzia di saggezza. Quando invece scatta l'identificazione legalità-giustizia, hai il giacobinismo, il giustizialismo,
L'idea che anche attraverso le tue leggi, le tue legalità puoi giungere al regno di Dio su questo mondo, la storia le ha conosciute queste cose. E avete libertà, egalità e fraternità 1789, che nel 1793 diventa il terrore. E si tagliavano teste con la stessa facilità con cui si tagliavano le teste di cavolo. Sto citando la prefazione, no, non è la prefazione, sto citando la fenomenologia dello spirito, nel corpo del libro, però non di Hegel, non. E infine, ho ancora tre minuti, principio speranza, principio responsabilità. Beh, stiamo parlando di due capolavori, il mio libro non lo so se è degno di essere accostato a questo. A me piace, come dire, andare a lezione dei grandi. E quando ho scritto Io e Dio, ho scelto come sottotitolo Una guida dei perplessi. E ho citato Mosè Maimonide, questo grandissimo capolavoro della filosofia ebraica. Ma sono consapevole che Maimonide è qua e io sono... E così pure si sta scrivendo il principio passione. E tra l'altro ho dovuto lottare con l'editore, perché non è che un titolo così... No, dice no, facciamo il principio della passione, che è più chiaro. Dico no, il principio della passione è tutt'altra cosa, no? Il principio passione. No, ma così non capiscono. Facciamo così. Adesso vediamo se il libro funzionerà, non funzionerà, se che sarà capito, no. Ma è proprio das Prinzip, cioè è proprio questa terminologia filosofica che ho voluto sottolineare. Naturalmente la passione suppone la speranza e la responsabilità. La suppone. Non si dà passione senza speranza e senza responsabilità. Mi è stato chiesto che cos'è la speranza, ma la speranza è la distanza che necessariamente si dà tra il mondo come è, il mondo come dovrebbe essere, la fiducia che questa distanza sarà colmata. Se voi appartenete a quelle scuole di pensiero, e ci sono, secondo le quali realitas et perfectio idem sunt, cioè realtà e perfezione sono la medesima cosa, sto citando Spinoza, ma potrei citare un mio amico vivente, Marco Vannini. Se voi appartenete a questa scuola di pensiero, secondo la quale il mondo, la realtà così concreta, la perfezione sono la medesima cosa, non avete speranza, anzi considerate che la speranza, cioè questo tendere, questa tensione, è qualcosa di imperfetto, che suppone ancora una mente che non si è collocata dal punto di vista dell'assoluto. Il punto di vista dell'assoluto è quello che vede che il male non esiste e che pensare il male significa, sto citando Vannini adesso, pensare male, perché se tu ti poni dal punto di vista dell'assoluto vedi che qualunque cosa che avviene in questo mondo ha un senso e serve all'organismo Gaia, pianeta vivente, all'organismo, quindi anche il terremoto, quindi anche la malattia, quindi tutto questo serve. È un punto di vista degno, non è per niente il mio, lo combatto. E infatti io penso che il principio speranza sia importante. E dal principio speranza nasce il principio di passione. La speranza però è questa cosa qua. Infine, che cos'è la responsabilità? Ma è semplice, che cos'è la responsabilità? Basta riflettere sulla parola. Don Luigi ha detto delle cose bellissime sulle parole, sull'importo che ci stanno rubando le parole. Posso, 30 secondi, le parole. L'importanza delle parole. Quando Confucio dissero... Maestro, se il celeste imperatore ti desse il potere sull'impero, che cosa faresti? E la prima risposta di Kung Tse o Kung Tzu, che noi diciamo Confucio, fu raddrizzare i termini. Volete iniziare una vita spirituale, raddrizzate i termini, cioè fate sì che tra i vostri nomen, le parole che dite e le res che le parole intenzionano ci sia un percorso il più possibile dritto. Questa è la grande ecologia della mente, questo è il primo lavoro, se faremo quella cosa a cui Don Luigi accennava in questa certosa del 1515, che è un bellissimo tavolo dell'altare, che è un tavolo, se faremo qualche incontro, se faremo, ci sarà la possibilità di fare una scuola di spiritualità, io ci sto, e una delle primissime cose sarà proprio questa ecologia della mente, di cui c'è un enorme bisogno. Per tornare a essere onesti con le parole. E si è onesti con le parole non solo quando si mente, ma anche quando non si fa pulizia di queste parole, quando le parole non intenzionano
la res del mondo e sono solamente parole. Allora, fatta questa premessa e concludo, che cos'è responsabilità? Risposta, risponde, o questo vuol dire responsabilità, in tutte le lingue che io conosco. Verantwortung in tedesco, antworten vuol dire rispondere, Verantwortung è la risposta che dai, responsabilità, risponde. Odgovornost nelle lingue slave, odgovore ti risponde, odgovornost responsabilità, si risponde. C'è il mondo che ha una domanda, che ti domanda, ci sono gli altri che ti domandano, che hanno... dire che Libera non ha mai scelto la parola legalità. L'obiettivo resta la giustizia, la legalità è uno strumento per raggiungere la giustizia, è un mezzo per raggiungere la giustizia. E la giustizia non venga confusa, e grazie di aver provocato questa domanda, non venga confusa con la legalità. Perché la legalità è un'esigenza, lo ripeto, fondamentale della vita sociale, per promuovere il pieno sviluppo della persona umana, per la protezione del bene comune, che poi significa regole condivise a tutela del bene comune, però noi dobbiamo andare oltre la legalità. E la giustizia è la realizzazione, parlo di quella terrena in questo caso, è la realizzazione effettiva dell'uguaglianza, dei diritti, dei doveri, delle opportunità e dei servizi. Ma attenzione, non c'è legalità tanto declamata senza uguaglianza. E questa è la ferita nel nostro paese. Perché l'uguaglianza è il presupposto fondamentale della legalità. E se tutte le persone non sono riconosciute nei loro diritti e nella loro dignità, la legalità può diventare strumento di esclusione, di oppressione, di discriminazione di potere. La legge sui migranti in Italia è stato questo, punto e basta. Nel nome della legalità si sono fatte delle scelte che hanno calpestato la dignità e la libertà delle persone. L'altro passaggio che mi permetto di fare, io mi auguro, e voi ne capite il senso, mi auguro che ci sia meno solidarietà, più diritti, cioè più giustizia sociale. Sia ben chiaro, la solidarietà non verrà mai meno, fa parte della nostra scelta, del nostro impegno, della nostra faccia a faccia con la storia delle persone. Non verrà mai meno, non verrà mai meno il faccia a faccia con le persone. Ma la solidarietà troppo a lungo ha nascosto il vuoto dei diritti e i ritardi a volte di molte politiche. Noi non verremo meno mai a essere a fianco delle persone. In questo senso dico però che non diventi l'anti, perché oggi c'è una grande sproporzione tra la solidarietà e la giustizia. E questa, diciamocelo in italiano, una delle ferite del nostro paese e una delle sue grandi contraddizioni. Noi continueremo a essere vicino alla gente, però chiediamo che il dovere di fare la propria parte. C'è pericolo di tanta beneficenza, sapete, c'è da intenderci sul senso, ma voi me lo insegnate, che i poveri non chiedono, sono costretti a chiedere l'elemosina. I poveri chiedono dignità, cioè lavoro, riscatto dal bisogno, chiedono opportunità e servizi. Mettiamoci anche passione per costruire questo, per ridare più dignità e più libertà a tutti. Grazie. Come Torino abbia un festival come Torino Spiritualità che ci dà l'occasione di passare un sabato mattina
dalle 8:30 per chi c'era, a mezzogiorno per chi ha resistito, a ascoltare Vito Mancuso e Luigi Ciotti. Allora, l'augurio che mi permetto di fare a voi, se volete essere appassionati, come ci ha insegnato Vito Mancuso, e eretici, come ci ha insegnato Luigi Ciotti, anziché passare il sabato pomeriggio e sera a fare altre cose, prendete il pullman, la macchina, i piedi o i motorini e andate nel centro della nostra città, dove a partire da tra un'ora fino a tarda notte ci sono altri appuntamenti di Torino Spiritualità. Paola Mastrocola, Massimo Recalcati, i giovani musulmani che leggono il Corano, Matthew Fox per parlare di eretici che fa una conferenza, Enzo Bianchi questa sera e poi ancora spettacoli sulle parabole. Credo che l'offerta sia tantissima, ci sono i programmi e speriamo di vedervi tutti pomeriggio sera. Grazie.